Il paese mostra segnali di ripresa, ma le disuguaglianze, la polarizzazione economica, sociale e territoriale tendono ad accentuarsi e la povertà, compresa quella educativa, si allarga ed in prospettiva questo si traduce in un domani non certo roseo. Le 240 pagine del rapporto Istat Italia 2024, presentato alla Camera, delineano l'immagine di un paese che affronta una fase di crescita incerta e diseguale negli esiti per i suoi cittadini. Visione che era già stata anticipata da anni dai sindacati ed in particolare da quello dei pensionati della CGIL. I dati Istat vanno letti con attenzione perché occorre guardarli bene. Si produce di più con meno addetti. Questo significa l'innalzamento del lavoro precario, del lavoro informale, del lavoro intermittente. Questo significa salari più bassi con meno contributi e quindi lavoro povero e lavoratori poveri. I lavoratori poveri di oggi saranno i poveri pensionati del futuro, perché chi non aggiunge contributi durante l'arco della sua vita rischia di prendere, come ancora accade adesso in Campania, una pensione molto molto bassa. Ribadisco sempre, in Campania un milione di persone hanno una pensione che non arriva a 1.000 euro mensili. E poi la condizione di difficoltà. I salari più bassi d'Europa a fronte di una tassazione più alta d'Europa che determina un reddito di differenza territoriale anche nel Mezzogiorno. Ricordo che in Campania il reddito medio è di circa 18.000 euro l'anno, in Lombardia esattamente il doppio, 36.000 euro l'anno. Occorre quindi guardare bene. Guardare dentro questi dati qual è la condizione del paese, che è un paese diviso, che è un paese, come accade nella gran parte d'Europa, che tende a concentrare, come ci dicono i dati Istat, la ricchezza su poche persone, su di una fascia molto ristretta di persone, e poi il costo enorme dei servizi, a partire dalla sanità. Milioni di persone che rischiano di non curarsi nel nostro paese perché non hanno la possibilità di ricorrere al privato. E quando le liste di attesa sono così lunghe e quando l'urgenza della malattia pone a questi cittadini, in particolare anziani, l'urgenza della cura e l'urgenza dell'accertamento, se si devono pagare migliaia e migliaia di euro, ci sono tanti e tanti pensionati e cittadini che non ricorrono a quelle cure. Se questo è innalzamento del PIL e questa è ricchezza, forse occorrerebbe fare qualche riflessione.